Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di training load e di come monitorare il carico interno utilizzando l'RPE session. Iniziamo subito con l'elencare gli argomenti principali di oggi. Inizieremo con il definire il concetto di training load, elencando le differenze tra carico interno e carico esterno. Scopriremo perché è così importante monitorare il carico. Analizzeremo i vari mezzi per monitorare il carico interno. Nello specifico parleremo di RPE Session, utilizzando un semplice strumento che potrete scaricare gratuitamente. E infine trarremo le nostre conclusioni su quanto detto oggi. Ora passiamo al concetto di carico d'allenamento, o training load. Per definizione possiamo intenderlo come la somma del lavoro richiesto all'atleta, ovvero l'insieme delle sollecitazioni funzionali, quindi metaboliche, muscolari, tecnico-tattiche e cognitive, provocate da quest'ultimo in un determinato periodo di tempo. Dunque, come riassunto dalla grafica, il training load è composto dal carico interno e dal carico esterno. Nella prossima slide andremo ad analizzare la differenza tra carico interno e carico esterno. Con carico interno possiamo intendere il carico soggettivo percepito da un atleta. Alcuni parametri che lo identificano possono essere frequenza cardiaca, massimo consumo d'ossigeno e lattato ematico. I mezzi utilizzati per il suo monitoraggio sono i cardiofrequenzimetri, le schede di valutazione e la misurazione del lattato. Mentre, per quanto riguarda il carico esterno, intendiamo il carico oggettivo. Alcuni dei parametri identificabili del carico esterno sono la distanza totale percorsa, il numero di accelerazioni e accelerazioni, i cambi di direzione e la potenza metabolica. I mezzi utilizzati per il suo monitoraggio possono essere il GPS, la videoanalisi e i sistemi videotrati automatici e semiautomatici. Ma perché è così importante monitorare il carico interno? È necessario in quanto ci permette di conoscere lo sforzo percepito dai nostri giocatori. Ci permette di osservare l'andamento dei carichi di lavoro e modulare l'entità in caso di necessità. Permette la personalizzazione del lavoro per singolo atleta. Inoltre, riduce il rischio di infortuni dovuti ad esempio ad eccessivi cambiamenti tra carico acuto e carico cronico e previene gli stati di overtraining e overreaching. Ma quali sono i mezzi con cui posso misurare il carico interno? Nella slide ho riportato alcuni tra i principali mezzi di indagine. Tra questi troviamo i cardiofrequenzimetri, gli apparecchi medici per il calcolo del lattato e infine le tabelle di valutazione. Nello specifico parleremo della scala di Borg. Ora andremo ad analizzare nel dettaglio il metodo dell'RPE Session. Il metodo dell'RPE Session richiede l'utilizzo della scala di Borg, precisamente la CR10, dove viene richiesto all'atleta di indicare lo sforzo percepito durante la seduta o la partita. Il training load dunque si ottiene moltiplicando la valutazione ricavata dalla scala di Borg per la durata totale dell'esercitazione o della seduta. Attenzione, è importante somministrare la scheda di valutazione 30 minuti dopo la fine dell'attività fisica. Inoltre, è importante che il preparatore mostri l'aggettivo all'atleta, prima ancora del valore numerico. Ma come possiamo quantificare il training load a seguito di una partita di calcio? Nella tabella riportata in basso è stata inserita una griglia di valutazione del carico in base al numero di unità arbitrarie. Con valori superiori a 700 unità arbitrarie identifichiamo un carico di lavoro elevato, dalle 500 alle 700 medio-alto, dalle 400 alle 500 medio, dalle 300-400 medio-basso e inferiore alle 300 unità il carico di lavoro si può definire basso. Ora andremo ad elencare nel dettaglio i pro e i contro della metodica dell'RPE Session. Tra i punti di forza di questa metodica troviamo la sua facilità di applicazione. Infatti non richiede nessun tipo di strumentazione sofisticata, ma basta semplicemente un foglio di calcolo Excel. Inoltre, è da elogiare la sua accessibilità in termini economici. Tra i contro troviamo alcune problematiche riguardo alla veridicità dei dati. Infatti occorre che l'atleta sappia autovalutare correttamente la propria percezione dello sforzo compiuto. Inoltre bisogna presentare correttamente la scala di valutazione ai propri atleti, evitando distrazioni o suggerimenti che andrebbero a falsare i dati ricavati. Di seguito vi mostro la schermata del foglio di calcolo che potrete scaricare gratuitamente.
è stato impostato su un numero di 18 giocatori, con microcicli composti da 4 sedute di allenamento più una gara. Vi basterà inserire il valore di RPE dato dai vari giocatori, più il relativo minutaggio della singola gara o seduta di allenamento, e automaticamente vi calcolerà il training load, attraverso grafici, tabelle e relativi report su base settimanale e mensile. Inoltre, vi permetterà di confrontare anche il carico acuto con quello cronico. In conclusione, possiamo affermare che l'RPE Session è un valido strumento per monitorare il carico interno della nostra squadra. Non richiede particolari strumentazioni e quindi è accessibile a tutti. Può essere utilizzato a partire dal settore giovanile fino alla prima squadra. Inoltre, se decidiamo di utilizzarlo, è necessario rispettare le regole indicate in precedenza per non falsare il risultato. Bene, siamo giunti al termine di questo nuovo video. Se ti è piaciuto, ti invito a lasciare un like. Per qualsiasi dubbio o domanda, puoi utilizzare la sezione commenti. Inoltre, ti invito a visitare i miei canali social per restare sempre aggiornato. Ciao e alla prossima!